Appunti di viaggio. Percorso artistico in compagnia di Elisa Acerbi. Buongiorno a tutti e bentornati dalla voce di Elisa Acerbi. Arriva l'estate e Appunti di viaggio va in vacanza, non nel senso che vi abbandona, ma la vostra guida lascerà Mantova per esplorare altre località e darvi così qualche annotazione per stuzzicare la voglia di andarla a vedere dal vivo, approfittando dei periodi di vacanza, con uno sguardo non solo alle bellezze monumentali, ma anche alla cultura e alle consuetudini, perché solo immergendosi nella realtà locale il viaggio si può trasformare in un'esperienza. Iniziamo con una terra affascinante e millenaria, la Sicilia, e in particolare il suo capoluogo, Palermo. Consiglio un viaggio qui a chi ama l'arte e la storia e non teme la confusione. Palermo, infatti, è un tripudio di colori e profumi e la sua essenza multietnica è una tradizione e non una moda. Convivono fianco a fianco le testimonianze dei popoli che l'hanno abitata, fenici, greci, normanni, spagnoli. Una commistione affascinante, ma a volte caotica, così come caotici sono il traffico. Qui circolano ancora le apecar, dette lapa, usate anche come taxi per i turisti, e rumori di ogni tipo che la attraversano. Un esempio di questa atmosfera sono i suoi mercati, Ballarò e la Vucciria, in cui si susseguono voci e bancarelle con frutta, verdura, carne e pesce, spesso preparato al momento. Fondata dai Fenici nell'VIII secolo, poi base cartaginese e città romana, Palermo è stata soprattutto la capitale dell'Emirato Arabo nel X secolo e dei re normanni dall'XI al XIII. La Cappella Palatina, all'interno del Palazzo Reale, costruita da questi ultimi, è un esempio dell'incontro fra culture che il loro governo seppe realizzare. Qui l'esperienza architettonica delle maestranze nordafricane e l'abilità nel mosaico di quelle bizantine è stata messa a servizio della fede cattolica del sovrano, per cui i motivi astratti islamici dialogano con le raffigurazioni delle storie dell'Antico Testamento, in una sfavillante decorazione a mosaico che riveste interamente lo spazio. Simbolo dell'esotico a Palermo sono poi le cupole rosse della chiesa di San Giovanni degli Eremiti, sempre del XII secolo, in cui gli elementi cubici dell'architettura musulmana si adattano alla pianta a croce cristiana. Il chiostro merita una visita per la grande varietà di piante al suo interno, palme, gelsomini, aranci, un saggio della vegetazione mediterranea. Camminando per le viuzze si notano edifici degradati, con archi tamponati, colonne che spuntano sotto un intonaco o giardini fra i ruderi. Negli ultimi anni si sta cercando di recuperare molti stabili, ad esempio la chiesa rinascimentale di Santa Maria dello Spasimo è rimasta a cielo aperto, con due alberi cresciuti nel mezzo della navata centrale, che creano un'atmosfera romantica, tra splendore e rovina. La chiesa è stata nei secoli magazzino, teatro, lazzaretto, ospizio e discarica di rifiuti, ma dal 1995, grazie ad un restauro, è diventata centro culturale e ospita spettacoli. E questo è solo un esempio di tante altre iniziative di riqualificazione che i palermitani orgogliosi mostrano ai visitatori, sempre in modo gentile e cordiale. Ci tengono a far vedere che la loro città non è solo disordine e crimine. In questo senso moltissime sono le iniziative anti-racket, manifestazioni, convegni, punti informativi. Segnaliamo il punto Pizzo Free, una bottega che vende solo prodotti di commercianti che non pagano il pizzo. Se poi ne abbiamo il tempo, vale la pena allontanarsi per ammirare altre località limitrofe, raggiungibili con i mezzi pubblici. Prima di tutto le spiagge di Mondello, per godere delle sue acque cristalline, meglio la bassa stagione o i giorni feriali, perché la vicinanza alla città fa sì che sia molto affollato. A una decina di chilometri verso l'interno sorge poi Monreale, universalmente nota per il suo Duomo, versione più compiuta di quella mescolanza tra iconografia cristiana e abilità decorativa araba e bizantina già nella Cappella Palatina. Qui i risultati sono veramente mozzafiato. Infine Cefalù, 70 km in direzione Messina, cittadina di mare con una baia dalle acque tiepide su cui si affacciano casette di pescatori, sorge ai piedi di una rupe a forma di testa che le dà il nome. Ai suoi piedi si staglia il profilo del Duomo, una delle più antiche chiese normanne dell'isola, con un bellissimo chiostro a capitelli figurati. Un viaggio in Sicilia non sarebbe tale se non dedicassimo tempo anche alle specialità gastronomiche. Tutti conosciamo i cannoli e le cassate, sicuramente meritano di essere assaggiati qui nella loro patria, ma le pasticcerie di Palermo hanno inventato anche la torta sette veli, fatta di sette tipi di cioccolato, e il gelo di melone, una gelatina d'anguria con scaglie di cioccolato e pistacchi. Simbolo poi anche a livello culinario delle contaminazioni che caratterizzano la città è il gusto agrodolce, che ritroviamo nella caponata di melanzane con zucchero e pinoli e nella pasta con le sarde.
Consiglio dunque un viaggio a Palermo di 3-4 giorni almeno. Le stagioni migliori sono la primavera e l'autunno, in cui il clima non è ancora terribilmente caldo, consente sia di bagnarsi al mare che visitare la città, senza dover continuamente ricercare un refrigerio. Il sito dell'ufficio turistico di Palermo è www.aapit.pa.it. Per oggi Elisa Cerbi vi saluta e vi aspetta la prossima settimana per un nuovo viaggio sulle frequenze di Radio Line in Blu, in streaming o in FM.